E adesso cosa succede? Che hanno questa finale a SmackDown da fare per i titoli di coppia di SmackDown. Jay che se ne va, e quindi sembra distaccarsi dalla Bloodline. Sammy e Kevin Owens che sembra che si siano alleati. È successa una bella bomba nel main event della Royal Rumble. Quindi, Finn, cosa aspettarci a SmackDown? Che ricordiamo, noi saremo qui in live reaction per vedere la puntata. Prima giocheremo al videogioco 2K22 WWE, che andiamo verso la conquista del titolo nordamericano. Almeno ci proviamo con il nostro Kerryon Mazzarri. Cosa aspettarci quindi a SmackDown? Che tra l'altro dovrebbe essere stato annunciato che ci sarà un qualcosa inerente alla Bloodline. Sì, io allora, secondo me lo scenario più probabile ora che, ripeto, mancano 2 mesi a WrestleMania, a me piacerebbe vedere una forma di difesa con la sorta della Freebird Rule, dove, visto che l'ultima volta c'è stato solo a difendere i titoli, comunque sia, quindi che rimangano campioni Jimmy e solo, e si arrivi poi a WrestleMania con Kevin Owens e Sami Zayn che si portano a casa le cinture. E questo, secondo me, sarebbe la chiusura più giusta per lasciare un pezzo di storia comunque a Sami Zayn, perché è vero che si parla di un titolo di coppia e magari può non essere così rilevante il discorso che facevamo prima, un face che si rischia di essere bruciato. Sono d'accordo con il Doc, cioè la rilevanza che ha in questo momento Sami Zayn è da titolo massimo, cioè a livello di quanto sposta emotivamente un'arena. Quindi sono d'accordo con lui. Detto questo, qua si parla anche di pezzetti di storia, e se la Bloodline deve andare in frantumi, ci va perdendo i loro ori, che sono i titoli di Roman e i titoli degli Usos. E comunque sia, quindi togliere queste cinture dalle spalle, da una parte della Bloodline, rimarrebbe comunque un pezzo di storia, perché la storia la faranno chi toglierà i titoli alla Bloodline. E essere la coppia che dopo un anno, dopo abbiamo visto decine di sfidanti, ciao Gaetano, buonanotte, Buonanotte. decine di sfidanti che ci hanno provato senza riuscirci, alla fine Sami e Kofi e Kevin si prendono il WrestleMania Moment e un pezzo di Bloodline da mettere come tacca sul fucile. A me andrebbe bene questo scenario, sono sincero. È una cosa che mi farebbe piacere vedere. Però mancano 2 mesi. E in 2 mesi può succedere di tutto. Può succedere che si vada a un triple threat, può succedere che si inventino una stipulazione diversa dove Roman dovrà difendere un titolo con uno e un titolo con un altro. Non lo so, non lo so, sto andando completamente a braccia. Mancano 2 mesi. È successa una cosa epocale, la Bloodline è implosa e ora viene il bello, ora viene il bello, per quanto si parta da un qualcosa di oltre al bello, perché io ripeto, il segmento che abbiamo vissuto a Royal Rumble è una di quelle cose che vediamo ogni 10 anni, ogni tot che ti rimangano impresso. Questa è una cosa che credo ci ricorderemo come il tradimento di Seth, come la maschera di Kane, ripeto, quegli episodi che sono pietre miliari nella storia della narrativa da WWE. Quindi, Come la switching bene. music di Shawn Michaels nei confronti Shelton di Benjamin. Ric Flair, no? Di Ric No, Flair, Ric I'm Flair, quando sorry. dice I love you, Ok, no? I'm La fine sorry. della carriera. I'm sorry, love you, Esatto. esatto. Sono delle cose che fanno la storia del wrestling. Questa fa la storia del wrestling. No, Carlo, non mi prendere alla lettera. Ho detto vado a braccia, può succedere di tutto. Ho sparato 3-4 scenari a caso. Non è che per me succede quello. Ho detto solo che per me lo scenario più possibile e che vorrei vedere è che Kevin e Sami insieme da amici abbiano ritrovato la sincronia e tolgano quella parte di oro dalla Bloodline. All'altra parte di oro ci penserà Cody o chi per lui. Però farebbero comunque la storia. Questo è quello che mi piacerebbe vedere. Però, virgola, aperta parentesi, può succedere di tutto. Io non lo so. Mancano 2 mesi, c'è un pay-per-view nel mezzo, c'è un Elimination Chamber nel mezzo. Non lo so cosa può succedere. Vediamo.
Vediamo. Elimination Chamber nel senso di pay-per-view. Grazie intanto a Savo Hand che ha fatto un ride, grazie mille per il ride. Oh, grazie E mille, grazie mille. Doc? Allora, io, cioè, come ho anticipato prima, cioè, se fossi WWE farei una cosa anche abbastanza rischiosa. In qualche modo farei in modo di fare, quando Cody comincerà a interagire con Roman Reigns, ci butterei in mezzo anche Sami Zayn. Fai Cody contro Sami in qualche modo per il number one contendership. La Bloodline o quello che rimane interrompe il match, no contest. Roman Reigns dice in maniera sbruffona: non c'è uno sfidante, io a WrestleMania non difendo perché sono il capo tribù e faccio quello che voglio. Arriva Triple H o addirittura arriva Vince che dice: tu sei il capo tribù, ma il capo della WWE sono io. Tu hai voluto, rischi di farmi saltare a WrestleMania, allora adesso io dimostro che comando io perché il capo sono io. E nella sera 1 difendi il titolo WWE contro Cody, e nella sera 2 il titolo Universal contro Sami Zayn. In un mondo perfetto, perché Sami Zayn merita di vincere il titolo mondiale. Se non succede questa cosa, io farei per i titoli di coppia, Sami Zayn e Kevin Owens contro gli Usos, ma deve essere il main event della prima sera. Cioè Sami Zayn deve chiudere WrestleMania da vincitore almeno una delle 2 sere, se proprio non Ecco, battendo Roman, questa potrebbe essere una clausola che perché potrebbero anche con fare. due serate di WrestleMania Sami Zayn non può essere lasciato fuori. Cioè, dopo che accetta di lavorare con Johnny Knoxville, fa ruoli comedy, la storia del perseguito lì, della paranoia, del documentario, vi ricordate, la 37, cioè, ha accettato di tutto, è andato over come non mai, secondo me lo devi premiare. L'anno scorso hai premiato Kevin Owens facendogli affrontare Austin, cioè, adesso è ora anche di premiare lui. Cioè, poi magari il regno da campione non glielo fai durare tanto, perché magari è il tipo di personaggio che poi col titolo, quando lo deve difendere, cala di interesse. Però sarebbe bello che lui faccia, cioè, che fosse lui, cioè, che abbia questo premio, ma anche gli Usos dovrebbero avere un premio, perché anche loro, se non ci fossero loro, cioè sono gli Usos, è la Bloodline che finalmente ha dato a Roman Reigns quel ruolo centrale che WWE ha sempre voluto. Alla fine Roman Reigns il meglio di sé lo dà quando è in un gruppo. Prima con lo Shield, adesso con la Bloodline. Quando è da solo, se lo vuoi proporre al massimo, al top dei top, ha sempre fatto fatica. L'hai rimesso in un gruppo e ha fatto bene. Esatto. Io Shanghai? dico sì. Io dico che vedo un altro scenario al momento. È vero che Jay ha lasciato la Bloodline, è sceso dal ring e è andato via. Abbiamo visto Jimmy come fosse, lo vediamo anche in questa foto, come fosse disperato dal fatto che il gemello se ne fosse appunto andato. Io immagino questa cosa qui. Immagino che Jimmy tenti in tutte le maniere di ricucire con Jay, perché, anzi, questo lo spero, perché non mi piacerebbe vedere Jimmy e solo difendere i titoli, perché sta storia qui dei titoli che possono essere difesi da qualsiasi rappresentante della stable, titoli di coppia, mi riferisco, come è successo anche con il New Day, a me non piace affatto, cioè chi li ha conquistati deve difenderli. Quindi gli scenari sono due: o Jimmy ricuce, che poi magari può essere anche parzialmente con il fratello, e vanno a sfidare i vincenti del torneo, oppure devono dare forfè e lasciare le cinture, entrambe.
perché solo Sikoa in questo, cioè nella difesa dei titoli, non avrebbe senso. Poi è ovvio che loro decidono il da farsi, ma per come la vedo io, se dovessi no, decidere io come scrivere la storia, non metterei solo Sikoa in coppia con Jimmy a difendere i titoli, perché non avrebbe, secondo me non avrebbe alcun senso. Quindi li fai difendere. Contro, secondo me, contro Strowman e Ricochet, che vinceranno il torneo, e lì poi durante il match magari Jay fa la cavolata, l'errore, o ci ripensa, va via, lascia Jimmy da solo, il quale perde poi il match, perde i titoli. Quindi poi i titoli di coppia vanno un po' per i fatti loro. E per quanto riguarda invece un'altra coppia che si potrebbe creare, è quella appunto tra Sami Zayn e Kevin Owens, e quello invece potrebbe essere uno scenario parallelo che si va a scontrare appunto contro gli Usos, se dovessero mantenere il titolo contro i vincenti del torneo. Quindi in questi scenari io terrei fuori solo Sikoa, il quale diventerebbe poi l'effettivo braccio destro di Roman Reigns, e poi vediamo a WrestleMania che succede, perché sinceramente c'è troppo tempo ancora per arrivare a WrestleMania, e in questa storyline qui ci sono troppi scenari aperti, quindi ipotizzarne uno adesso per WrestleMania è totalmente fantascienza. Quindi anche a me piacerebbe vedere Sami Zayn contro Roman Reigns, no? Noi abbiamo sempre detto che sarebbe un atto di coraggio incredibile da parte di WWE mandare Sami Zayn nel main event di WrestleMania, cosa che non hanno quasi mai fatto. Questo atto di coraggio, io nel pomeriggio ricordavo nella live con Michele, l'ultima volta che ricordo una cosa del genere l'hanno fatta con Kofi Kingston. Ricordiamo la Kofi Mania, no? Quando Kofi Kingston andò over come non mai, e tant'è che l'hanno portato poi nel main event di WrestleMania. Potrebbe Vabbè, ripresentarsi una situazione del genere. Vediamo, a me farebbe piacere. anche Oh, Daniel Daniel Bryan, Bryan. sì, sono quei casi eccezionali, no? Particolari che poi. Vai, vai. L'unica cosa che ha Sammy è che sappiamo che non può, non vuole lottare in Arabia. Quindi questo dal punto di vista spendibile perde un po', e poi comunque Roman Reigns ha una vendita che, per quanto Sami Zayn sia over, per me non arriverà mai lì. Cioè, se i titoli fossero stati divisi, i titoli massimi, allora secondo me Sami Zayn meritava un titolo. Però adesso che il titolo è uno solo, al di là che abbia due cinture, però il titolo è uno solo, uno come Sami Zayn non può reggere Roman Reigns a livello di popolarità. Mettiamola così, a livello di, sì, solo di popolarità, perché come atleta è fenomenale. E visto che, come avete detto anche voi giustamente, è troppo lungo il passaggio fino a WrestleMania, perché mancano ancora 2 o 3 mesi, nella prossima puntata di SmackDown, cosa vi aspettate, visto che dovrebbero essere annunciati loro? Che cosa potrebbe accadere secondo voi? Parto da te, Find. Un faccia a faccia tra la Bloodline con Jimmy e Jay e tutto l'entourage che si confronteranno, e i nodi verranno a pettine, credo definitivamente, perché cioè, alla fin fine quello che ha fatto Jay è ormai innegabile, cioè lui ha preso posizione in maniera totale. E anche se dovesse avere dei ripensamenti nella puntata di SmackDown, ci stanno dicendo che uno come Roman Reigns non passa sopra queste cose qui, cioè non è che dice: ah, vabbè, dai, ti perdoniamo. Cioè, qui è saltata la Bloodline, è saltata la struttura proprio dalle fondamenta. Quindi io mi aspetto che loro vorranno un faccia a faccia, ma senza alcuna intenzione di perdono. E magari poi arrivino Sami e Kevin Owens o uno dei due, poi a prendere le difese, magari si inizia a inerpicare una strada di due fazioni che poi produrranno qualcosa, non so cosa, che potrebbe essere appunto quel famoso match per i titoli tag team, a ranghi
separati, quindi a quel punto solo e Jimmy contro o Sammy e Kevin o Sammy e Jay o non lo so, però io credo che per questo prima ho detto che per me si arriva lì, è anche giusto così secondo me. Però sono d'accordo col Doc, ecco, se ci dovesse essere il match per i titoli tra i dissidenti e una rappresentazione della Bloodline a WrestleMania sarebbe giusto, secondo me, che si prendessero il main event della prima serata. Perché dove non arrivi in singolo, dove hai deciso di non farlo arrivare in singolo, perché io capisco anche che mettere Sammy nel match di Cody e Roman porterebbe un pochino via da Cody quello spotlight che alla fine ha deciso di dargli, è giusto anche che se lo prenda. Perché poi diventerebbe dover far perdere Sammy o cioè qualcuno prima o poi ci rimette in quella situazione lì. Quindi forse è più giusto mettere Sammy in questa situazione che, ripeto, per me, comunque anche se è un match tag team per i titoli di coppia, in questo caso faresti la storia comunque, perché saresti comunque uno di quelli che hanno contribuito a spezzare e a violare il cavo d'oro della Bloodline. Ma Quindi tu dici di io metterlo nel main event il della prima match serata? e sì, potrebbe essere una Ma scelta. lì non dovrebbe esserci quello della vincitrice della Royal Rumble femminile. Cioè, Però non chi credo. vince la Royal Rumble non deve andare nel main event di WrestleMania? Beh, L'anno Michele, questa a livello scorso. letterale lo dicono da anni, che chi vince la Rumble va nel main event. Questo lo dicono da anni. In verità è già successo diverse volte che main event è interpretabile, perché poi nel main event alla fine dobbiamo anche vedere questo. Poi il main event è vero, c'è Night 1 e Night 2, però poi il main event veramente percepito è quello della notte finale. Questo Quindi non... main event è molto ampia come cosa, come discussione, però io ricordo Quando era una sola notte, io ricordo che ce n'erano due in una notte e noi ovviamente dicevamo sempre, no, nelle varie discussioni che faceva anche Michele, che commentavamo, prima di essere on screen, si diceva che il vero main event è l'ultimo match. sì, no, il Esatto. main event, Per quanto esatto, loro ne vendessero ufficialmente, due come main event, in realtà è l'ultimo main event. In questo caso, avendo due notti, main event della prima notte e main event della seconda notte. Quindi, secondo esatto, me, dovrebbero come è esserci. stato negli ultimi anni, come è stato negli ultimi anni, però io mi riferivo al concetto che dicono chi vince la Royal Rumble andrà nel main event di WrestleMania, no? È Esatto. sempre esistita questa dicitura. In verità non è la prima volta nel caso che non succede. Questo voglio dire. Cioè, perché parliamoci chiaro, la Rumble produce due vincitori, uno maschile e uno femminile. Già qui c'è un tilt. Già qui c'è un Vabbè, tilt, nel senso che uno va nel main event della prima serata e l'altro va nel main event della seconda serata. sì, però non è una regola proprio scritta, ecco. Io non vorrei sbagliare, Doc, aiutami te. Però Sì, non allora. credo che le due Royal Rumble abbiano sempre prodotto i due main event, ecco. No, non si... l'anno scorso, per esempio, il main event è stato Austin contro Kevin Owens. Cioè, Esatto. WWE in sede di presentazione ti dicono cioè, ti dicono, usano la parola main event per i match principali. Poi, a livello ufficiale, il main event è l'incontro che chiude la card, sempre. Ed Esatto, è esatto. inequivocabilmente quello. Io oggi, quest'anno, non credo che Charlotte Flair contro Rhea Ripley abbia lo star power necessario per chiudere una serie di WrestleMania. Cioè, Ma soprattutto rispetto a Sami Zayn e alla Bloodline. Cioè, la Bloodline è la storia principale di quest'anno, cioè dell'anno che va da WrestleMania a WrestleMania. In questo caso merita di avere il doppio main event, anche perché hanno dominato loro in lungo e largo, meritano di avere il doppio main event. A meno che non scoppi cioè, a meno che il match femminile non salga in questi 2 mesi di importanza a livello, questo non lo possiamo sapere, ma c'è la Bloodline, cioè, secondo me, merita in questo caso di chiudere entrambe le serate.
Quindi voi vedete la presenza di Roman Reigns in entrambe le serate, non come lottato, ma come presenza, quindi lo vedete anche nella prima serata, no? Perché altrimenti No, questo... io no. No, io credo No. che se fanno il match quello di... Allora, si sta andando totalmente per ipotesi, perché uno non Eh sappiamo certo, se c'è vabbè, quel questo è ovvio. match, due non sappiamo se è nel main event, però secondo me se ci fosse Bloodline contro Sami e Kevin non è necessario poi che ci sia fondamentalmente Roman, anche perché, parliamoci chiaro, nelle precedenti difese degli Usos non è che Roman sia stato sempre presente, anzi, cioè Mai, quasi, quasi mai. forse Era seduto al quando hanno divano a unificato i guardare la titoli. TV. Esatto. A mandare qualcosa.